va in ritiro con la squadra alle Isole Canarie. I compagni conoscono bene il problema, sono stati informati da qualcuno da molto vicino al campione. Cercano dunque di aiutarlo psicologicamente, ma è tremendamente difficile. Sono più numerosi i rimproveri che le pacche sulle spalle. Di giorno pedala e di notte spesso si droga. Sì, non ha più la testa da atleta. Inizia la stagione nella Vuelta Valenciana, ma il tutto dura due tappe. Poi si ritira. Le nuvole nere offuscano le idee. Arriva poi la decisione dello stop forzato. Mi fermo per un po'. Il ragazzo vuole avvicinarsi al Giro del 2000 nel meglio della forma. Ma nel meglio della forma è difficile arrivare quando c'è di mezzo la droga. È il Giro del Giubileo, Roma, il palcoscenico. È il Giro di un ottimo Francesco Casagrande, in rosa dall'abetone, non a tappa, a Briançon, terz'ultima. Già, il 2 giugno è quella 19esima fatica della Corsa Rosa, da Saluzzo a Briançon, da superare il Colle dell'Agnello e l'Isoar, le stesse salite che consacrarono il pirata per la prima volta, era il giro del 94. Mamma mia, sembra due secoli fa. Il ragazzo che sale nel 2000 queste mitiche strade del ciclismo, 6 anni dopo quell'ultima volta, è perso. Non ha più voglia di conquistare il mondo, ma forse soltanto di sparire dal mondo. Aiuta quel giorno il suo bravo e promettente compagno di squadra, Stefano Garzelli. Non è più il Pantani che stacca tutti, ma è il Pantani che ti stupisce. È il Pantani gregario che aiuta qualcun altro. Sostiene psicologicamente Garzelli, gli suggerisce dove e quando attaccare. Addirittura gli porta le borracce dopo averle recuperate dall'ammiraglia. Cose mai viste prima. Sì, un Pantani 2.0 che inizia a fare a tutti una grande tenerezza. Ce ne sarà un altro ancora più tenero, ma lo vedremo più avanti. Arriverà secondo a Briançon, questo gregario versione super lusso. Secondo alle spalle di un bravo Lanfranchi e davanti ad un bravissimo Gilberto Simoni. Questo giro 2000 viene vinto da Garzelli, ma senza quegli aiuti di Pantani, chissà se sarebbe finita in quel modo. Si vedeva che ancora qualcosa, la ruggine cominciava a prendere il sopravvento e probabilmente questi stacchi dal ciclismo veramente alla vita di tutti i giorni diventavano sempre più rari. Hai capito? Perciò lì ho visto veramente soffrire Marco, veramente. Nel 2000-2001 ho visto veramente soffrire. L'Avveniristica Futuroscop dà il benvenuto al Tour Edizione 2000. Avveniristica ha la location di partenza, ma anche l'uomo da battere. È americano e ha già vinto la passata edizione, distaccando Zulle di ben 7 minuti. Lo Yankee, che viaggia come un treno e sembra computerizzato, si chiama Lance Armstrong. Ha 29 anni, tenta di fare il bis. Adesso lo sappiamo, farà molto di più, vincerà complessivamente 7 tour dal 99 al 2005, ma sarà poi squalificato per doping e si vedrà togliere dalla sua bacheca tutti questi trofei. Nel 2000 Armstrong è un forte corridore e nulla più. Nel 2000 Pantani, invece, è qualcosa di diverso, è un ragazzo con il cuore spezzato, alla ricerca di se stesso. Vorrebbe, ma ha difficoltà ad avere. Aspetta le montagne con impazienza, che arrivano. I soliti amati Pirenei, ma non sono più i Pirenei di una volta. Non perché siano cambiate le strade, non perché siano cambiati i colli, no no, quelli erano, sono e rimarranno sempre eterni. È Pantani che è diverso. Sulla montagna di Lourdes o Takam, il romagnolo attacca. Lo seguono Armstrong e Zulle. Quest'ultimo crolla, rimangono in due. Sembra rivedere un'immagine già vista e rivista. Tutti i tifosi italiani aspettano il solito scatto alla Pantani, ma purtroppo non arriverà mai quello scatto. Chi scatta invece è la locomotiva americana. Lo lascia di sasso. Dirà poi ai microfoni questo.
L'americano teneva un'andatura pazzesca. Ho capito in fretta che il mio motore stava andando fuori giri. Ci sono rimasto male. Normale quando si è abituati a fare l'andatura, normale quando, da anni, il fisico risponde subito ai comandi del cervello. Ma adesso tutto è diverso. Otakam è il primo vero segnale del dopo Campiglio. Segnale ancora accettabile. Ce ne saranno di più traumatici. Quel 10 luglio del 2000 la maglia gialla viene indossata da Lance Armstrong. E non la mollerà più sino a Parigi. Ma c'è ancora tempo per qualche brivido. Tre giorni dopo, il 13 luglio, l'undicesima tappa regala un arrivo affascinante in quota su un grande foruncolo. Cioè? Beh, per chi conosce il ciclismo mondiale, il grande foruncolo ha solo un nome. È il Mont Ventoux, signori. Un altro museo a cielo aperto che solo lo sport del ciclismo può regalare. Qui si sono scritte pagine leggendarie, qui si è spento in modo tragico un corridore inglese, Tom Simpson. Qui i duellanti più famosi del Tour 2000 si affrontano per l'ennesima volta, Armstrong e Pantani. Curioso vedere i due corridori, l'americano con la maglia gialla di leader della classifica e l'italiano in maglia rosa. Perché in maglia rosa? No, non c'entra nulla il Giro d'Italia. È una scelta obbligata che ha dovuto fare la squadra di Pantani da Mercatone 1. Il regolamento è chiaro, avendo come colore sociale il giallo, beh, ha dovuto cambiare. Troppo simile con la maglia del leader. Ecco così spuntare il rosa. Sono in 300.000 lungo la salita che da Carpentras porta in vetta ai 1900 metri sul livello del mare. Il testa a testa è impressionante. Sembra rivedere il Pantani di un tempo, anche se a volte tentenna, a volte viene ripreso dagli altri. Scatti brevi, meno irruenti di una volta, poi quando sembra che possa prendere il largo definitivamente, l'americano capisce il volo e parte anche lui. È l'attimo fuggente. Da soli, con le rocce del Ventoux a far da contorno e migliaia di tifosi attorno. Da soli, lui e l'altro, sino al traguardo. Vince Pantani in questo caldo 13 luglio. I più attenti notano che Armstrong, a pochi metri dal traguardo, quasi non pedala più. Tutto voluto per far vincere l'italiano? La news comunque è una sola. Dopo 405 giorni, il pirata di Cesenatico è tornato alla vittoria. Sì, 405 giorni dopo la maledetta Campiglio. Due giorni dopo l'arrivo a Briançon con in mezzo un certo Isoar. Pantani scatta 6 km dalla vetta, stacca molti corridori. Solo Armstrong gli sta a ruota. Il pirata arriva terzo e si prepara alla tappa del giorno dopo. La luce non si è ancora spenta del tutto. Domenica 16 luglio 2000. Da Briançon a Courchevel. Per chi non c'è stato, la salita di Courchevel è lunga, lunghissima. Ben 22 km. Ai piedi della salita c'è un gruppetto di corridori, Pantani è nel gruppo, dietro, assieme alla maglia gialla americana. Poi parte. Primo punto, Ulrich e Virenk, non tipi qualsiasi, si arrendono subito e, avanti, Armstrong lo segue. Poi supera tutti i fuggitivi come ai bei tempi. Lo vedono passare e dicono, e questo chi è? Poi, vabbè, lo riconoscono e si mettono il cuore in pace. C'è un attimo, un attimino, che racchiude tutta la tappa, tutta l'impresa. Si vede Pantani, dietro il colombiano Botero, poi Armstrong. E poi, tac, il romagnolo scatta proprio nel momento nel quale l'americano e il colombiano si scambiano un banalissimo sguardo. Sì, eccolo, l'attimo fuggente. Sono dettagli, sono frame, e in quella microscopica fessura si inserisce il fuoriclasse. Un attimo,
un batter di ciglia come ai bei tempi. Pantani ha un piccolo vantaggio, davanti a lui c'è il compatriota Nardiello, che non ha più le forze, non ha più benzina. Mancano 5 chilometri all'arrivo. Ecco cosa dirà Nardiello a fine gara ai giornalisti. Quando mi è passato di fianco Marco, credevo fosse una moto. No, chi lo sorpassa in quel momento è uno dei più grandi scalatori della storia del ciclismo. È l'uomo del Mortirolo, di Piancavallo, di Campiglio. È l'uomo centrato in pieno da un fuoristrada durante una Milano-Torino. È il ragazzo dalle mille vicissitudini e dalle mille risalite. Sale e aumenta il ritmo, questo super uomo della Mercatone. Sale e aumenta sempre di più l'andatura. A Courchevel, quando mancano 3 chilometri, supera anche lo spagnolo Jiménez. Alt. Fermiamo l'immagine. Ecco, parliamo 2 secondi del povero Jiménez, che morirà 3 anni dopo, nel 2003, colpito da depressione e cocaina. Soltanto 2 mesi prima di un altro ragazzo italiano, un ragazzo di Cesenatico, che in questo 16 luglio del 2000 entrambi si sfiorano appena in una strada alpina. Quanto è buffo il destino. Ancora una volta l'uomo solo al comando è lui, il pirata di Cesenatico. Sembra che il nastro del tempo si sia riavvolto. Mamma mia, quanti brividi. Nessuno lo sa ancora, nessuno può saperlo ancora, ma questa vittoria sarà l'ultima in carriera del romagnolo. L'ultimissima gemma di una storia troppo pazzesca per essere vera. Brividi che durano poco, perché in conferenza Armstrong dichiara in modo polemico di non aver gradito questa vittoria dell'italiano. Non lo dice apertamente, ma forse si è sentito umiliato. Secondo lui il pirata avrebbe dovuto concedergli la vittoria per pareggiare il gesto sul Mont Ventoux. A Pantani questa dichiarazione non piace affatto. Da quel momento, sino agli ultimi giorni, continuerà a non amare lo Yankee. Troppo diversi questi due per amarsi tanto. Troppo lontani per capirsi sino in fondo. Per sfogarsi, l'italiano nella tappa successiva fa una pazzia. Alla prima salita di giornata, quando mancano ben 130 km all'arrivo, parte. Nessuno lo segue e fanno bene, è una pazzia. Difatti scoppierà strada facendo, colpito da dissenteria, da attacco di freddo. Arriva al traguardo con 14 minuti di ritardo. La sera deciderà poi di tornare a casa. Il pubblico ministero Raffaele Guariniello, in ottobre, apre un processo per frode sportiva contro Pantani, per quei valori anomali del sangue rivelati 5 anni prima, dopo il terribile incidente della Milano-Torino. Il ragazzo cade in depressione, si sente perseguitato. Dopo Campiglio, ecco un'altra spinta verso il baratro. L'inverno a cavallo tra il 2000 e il 2001 è pieno di curve a gomito per Marco Pantani. E purtroppo sono curve molto più insidiose di quelle percorse anni prima con scioltezza su una bicicletta. A Cesena sbatte con il suo fuoristrada contro altre macchine parcheggiate. Poi viene iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per il reato di frode sportiva per i controlli di Campiglio. Sono tutte sberle, queste, in un viso ormai pieno di cicatrici. Tu vieni processato se commetti un determinato fatto. Ma la legge che è stata utilizzata nei confronti di Marco è stata utilizzata interpretandola in un certo modo. Tu hai commesso un atto fraudolento perché, secondo questa nostra interpretazione, hanno sostenuto alcuni magistrati, in questa nostra interpretazione ci poteva anche rientrare l'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze dopanti. Non è assolutamente vero. Si iscrive comunque a 2 gare spagnole, ma la sua avventura dura prima 3 giorni e poi 4. Non c'è con la testa, prima ancora che con le gambe. Desidererebbe tornare con la Milano-Sanremo, ma a pochi giorni dallo start, l'ennesima sberla. Arriva la prima sentenza della magistratura per l'incidente alla Milano-Torino. Condanna a 3 mesi di carcere per frode sportiva. I giornali vanno a nozze e lui? Beh, lui viene sempre più inghiottito dalle sabbie mobili.
Io non mi stanco di dirlo. Marco è stato l'unico sportivo ad essere processato senza essere mai stato trovato positivo. Decide di non uscire più di casa. Si vergogna a passeggiare per strada. Il giro del 2001 vede un italiano per molti giorni in rosa. Si chiama Dario Frigo. Poi, parte finale, ecco Gilberto Simoni. A Sanremo, quint'ultima tappa, i carabinieri del NAS piombano negli alberghi. Una perquisizione che suscita scandalo. Alla fine non trovano nulla, ma tanta paura, tanto spavento, tanta rabbia. I corridori decidono di fermare la corsa. Pantani è furioso. Ma perché perquisiscono sempre noi ciclisti e non vanno mai negli alberghi degli altri sport? Non sa ancora il campione che di lì a poco sarà coinvolto in un ennesimo scandalo. In una camera di Montecatini, settimane prima, dove soggiornava la sua squadra, vengono trovate delle siringhe. Ancora oggi nessuno ha la prova che sia la camera di Pantani o quella di un altro corridore. Tutto molto grottesco. Sembra veramente una caccia all'uomo. Ma fa clamore tutto questo. La commissione d'appello darà ragione al corridore assolvendolo. E la querela della Milano-Torino come si conclude? Con un nulla di fatto. Dunque nessuna condanna al carcere, perché al momento del presunto illecito il fatto non consisteva reato. Tutte le volte che cercava di riprendersi anche dal punto di vista sportivo, veniva sistematicamente, diciamo, ributtato giù. Nel senso, finiva un processo e ne ricominciava un altro. Indagavano degli altri ciclisti per sostanze dopanti e a Marco Pantani gli arrivava la comunicazione di essere chiamato come persona informata sui fatti. Come fa questa ragazza a concentrarsi su una competizione in questi modi? Prova a fare la Vuelta di Spagna, ma si arrende all'undicesima tappa, a un ritardo di oltre un'ora. Lascia il direttore sportivo Martinelli e arriva la manager di Pantani, Manuela Ronchi. Sarà lei a gestire tutto. Non solo la sua immagine, lo fa da anni ormai, ma anche tutta la squadra. Pantani tenta di pensare ad un rientro alla grande, giro e tour, ma gli organizzatori della corsa francese non lo vogliono. Secondo le regole, la Mercatone 1 non ha i titoli sportivi sufficienti. E allora giù a capofitto sul giro, anima e corpo, ma c'è un problema. L'anima del pirata è distrutta. Figurarsi il corpo. È un lungo calvario questo, una lunga agonia. Si ritira in montagna a pensare, pensare ancora, lungo le sue strade. Nel 2003 non riesce a debuttare semplicemente perché è obbligato ad aspettare la decisione del Tribunale di Losanna sui fatti della siringa famosa di Montecatini. In pochi lo sanno ancora, ma Marco Pantani ormai da mesi è un drogato. Da troppi mesi ormai. Per allontanarlo da amicizie pericolose, il suo direttore sportivo lo spedisce in Spagna, a casa di un altro corridore. Forse la moglie psicologa può aiutarlo. Poi torna per prepararsi al giro. Un bel giorno non lo vedono più, è sparito. Si nasconde dietro una scusa. Poi lo ritrovano in condizioni pietose dopo una notte brava in discoteca. E come sempre accade, il problema della polvere bianca diventa di dominio pubblico. Promette a tutti poi che non accadrà più e poi ci ricasca sempre. Quando io ho saputo di la prima volta che lui doveva andare a fare un festino, passò di qui e mi disse: stasera da fare un festino, ma gli faccio vedere io come si fa a drogare la gente. Queste sono state le parole del povero Marco. Io dico che quando uno, purtroppo, una famiglia che si trova con un ragazzo così, l'ho pagato nelle mie spese, nel senso che con Marco ho provato a prendere dal collo, proprio sbatterlo, ho visto che è stato peggio. Bisogna invece con questi ragazzi stargli molto vicino. Questo è un consiglio che do a tutti, speriamo che non esista, non tocchi più nessuno, per la carità, però... ma stargli vicino con la bontà. Con la cattivaria non si fa niente. Ritorna in Spagna per disintossicarsi, ma sparisce ancora, questa volta per un mese. Rispunta alla vigilia della partenza del Giro del 2003, il suo ultimo giro della sua vita. Poi il discorso Madonna di Campiglia in se stesso diceva poco, erano 15 giorni,
è stato quello che c'è stato dopo. Indagato da 8 procure, processi, per che cosa? Per un fermo di 15 giorni, tutti gli altri era finito lì. È un giro malinconico quello che parte dalla Puglia, perché a tratti si vede il campione che era. Sul Terminillo, sullo Zoncolan, reggendo sempre alle pressioni di Simoni. È commovente vedere la gente sempre di fianco a lui. In alcuni momenti addirittura lo vorrebbe spingere per aiutarlo, ma non può. Anche lui vorrebbe fare di più, ma non può. La favola sta per concludersi. Su una montagna piemontese, Colle di Sempeire, Garzelli cade, trascinando pure Pantani. Il primo reagisce e riparte subito. Il secondo no. Non ha più le forze questo ragazzo, non ha più il coraggio. Forse, chi lo sa, non ha forse neanche più la voglia di ripartire da capo. È quella l'immagine di un uomo troppo a pezzi per rialzarsi, troppo stanco per ripartire. Di tutta questa meravigliosa storia di sport, la curva, questa curva sul Colle di Sempeire, quell'immagine di quell'uomo senza forza, demoralizzato, seduto lungo il ciglio della strada con le mani sul volto, è forse la più reale, la più cruda, la più emblematica per un finale triste. Hollywood forse non avrebbe fatto meglio. Riparte 7 minuti dopo. Sì, 7 minuti dopo. Nel cassetto della speranza c'è forse ancora una carta da giocare. E la carta da giocare è il giorno dopo. Il giorno dopo va tutto bene, queste belle cascate del Toce che sembrano salutare un campione che sfrutta come può la poca grinta rimasta. Quel giorno il mitico pirata fa il vuoto. Ma Gilberto Simoni non vuole concedergli nulla, è lui adesso il vero pirata, il vero cannibale. Se ne discuterà a lungo di questo accanimento di Simoni. Sento i rimbombi delle persone che mi dicono perché Gilberto Simoni è andato a prenderlo. E questo mi ha fatto, da una parte, mi ha fatto anche male. Perché io quel giorno lì non ho visto Marco Pantani partire, ho sentito via radio. Ma appena ho visto che si era mosso Gilberto, la prima cosa che ho detto a Gilberto, e Gilberto c'è ancora, lo può testimoniare, io gli ho detto di non fare nulla, di non scattare, di non andarlo a prendere, di non fare niente. Anzi, mi sono un po' anche arrabbiato, perché quando l'ho visto che lui tirava, gli ho detto, adesso non si possono dire le parole che normalmente si dicono via radio, però gli ho detto che stava facendo uno sbaglio, e si vede che a un certo punto Gilberto si rialza. Però era troppo tardi, perché aveva dato là all'azione, e praticamente e dopo gli altri sono ripartiti e sono andati a prenderlo. Però veramente ci sono 2 o 3 cose che a me mi fanno ancora male, perché io Marco ce l'ho nel cuore, a differenza di altri che magari invece ce l'hanno nella penna, e questo personalmente è una grande differenza, e mi permetto di dirlo, perché credo di non offendere nessuno. Però io ho fatto delle promesse e le sto mantenendo. Qualcun altro invece ha fatto delle promesse e non le sta mantenendo.
Perciò io credo di essere un pochino più avanti di certa gente. Triste e malinconico, diciamo, la piccola vendetta di un, fondamentalmente di un bravo corridore, perché Simoni è una persona per bene così, no? Però ecco, in quella fase lì proprio ha dimostrato di essere molto molto limitato. Proprio la fine di un personaggio che meritava altra sorte. Questo incantevole e suggestivo scenario piemontese ci regala l'ultima immagine del Pantani ciclista. Questa salita ci regala così l'ultimo scatto della sua vita di corridore. Adesso entra in scena l'ultimo terrificante capitolo di questa incredibile storia. Allora, questo è praticamente l'ultimo tratto, l'ultima salita, l'ultimo scatto di Marco Pantani ciclista. Ecco perché è un posto particolare, questo estremo nord piemontese, la cascata del Toce. È un arrivo del Giro d'Italia che passerà alla storia, proprio per questo motivo. È la fine di tutto, perché dopo la cascata del Toce per il campione cambia tutto, cambia radicalmente tutto. La sua vita si colora, possiamo dirlo, di quelle tonalità macabre, tristi, il nero del dramma, il bianco della droga, la maledetta droga. È il grigio del mistero, certo. La cascata del Toce fa cambiare veramente tutto a questo ragazzo. L'uomo Marco Pantani, prima ancora del ciclista Marco Pantani, è una persona completamente diversa in quel 2003. Lo afferma chi lo conosce da una vita, ma anche chi lo conosce proprio in quel momento drammatico. Uno di questi è il ristoratore di Cervia, Franco Corsini. Io l'ho conosciuto nel 2003, ebbi l'occasione di portarlo giù nel Gargano con me in una casa di caccia. Ma Marco non era messo bene bene all'uscita della clinica, un po' di astinenza, una cosa o l'altra. La caccia era ancora chiusa, era solamente per stare con lui, per farlo riposare un po'. Dopo 4-5 giorni, 3 o 4 giorni che eravamo lì, una sera gli dico, eravamo fuori sotto la tettoia, gli dico: Marco, dico, domani mattina avevamo una montagna davanti, dice, andiamo, dico, a fare quella montagna là in bicicletta, perché aveva la bicicletta lui in macchina. No, no, dice, io dalla bicicletta non ne voglio sapere. Vabbè, dico, senti, ascolta, dico, io domani mattina, dico, ti preparo la colazione alle 6:30, poi dico, se ne hai voglia andiamo, se non ne hai voglia, dico, stiamo qui. Conclusione dei fatti, alle 10:30 mi capita di andare nella camera, Marco si stava vestendo da ciclista. Eccolo. Allora con euforia vado di là, dico, Dio buono, ragazzi, si sta vestendo, si sta mettendo il body, dice, dai, 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 prepara la bicicletta, carichiamo la bicicletta nella macchina. Lui viene di là e dice, andiamo, andiamo. Con noi c'era un ciclomotore, un certo Emilio Faedi. Questo Emilio, poverino, fa 3 chilometri e poi torna indietro. Marco andava via 42-43, dice, dove devo andare? Dice, andate avanti voi che io ritorno indietro. Nel frattempo arrivavano tutte le macchine che venivano in ferie nel Gargano.
e l'avevano conosciuto per la strada, dice: sta arrivando Pantani, il ciclista di Cesenatico. Era un tantami, capito? Dopo 20 minuti arriva Marco, si mette a posto gli scarpini e partiamo. Beh, questa è stata una scena un po' toccante, purtroppo anche oggi c'ho un po' di cose da raccontare. Arriviamo in un paesino, Torre Mileto, dopo 8-10 km di questo paese, di questo distributore. Sì, un po' più in là, diciamo. Si vede che era arrivato il tantam, sulla strada faccia finta che passasse una tappa del Giro d'Italia. Sì, sì, c'era tutta gente da tutte le parti. Da tutte le parti. Ma roba da me. Prendiamo una salita, subito dopo Torre Mileto, 500 metri dopo Torre Mileto. E tutti questi motorini dietro, ragazzini, macchine, clacson che suonavano, diventavano matti, capito? Marco. Beh, io sono stato 30 km senza parlare con Michel perché non ci veniva da parlare. Ci credo. Per vedere, scusi, che se lo vuoi tagliare lo tagli pure. No. Questa è stata una scena che è stata la più toccante della mia vita. E di fianco la gente che proprio era lì che... Matto. Ma roba da me. Mi ricordo che lui mi venne vicino al finestrino e mi dice: oh, dice, mi conoscono anche qua, capito? Mi vedo piace perché sono ricordi troppo grossi, era come un figlio per me, Marco. Nel 2003 la fidanzata Christine lo lascia. Non c'è più feeling, la scintilla ha smesso di fare il suo dovere. La ragazza nordica forse ha davanti un uomo che non è più lui ed inizia probabilmente ad avere paura. Si è sentito forse tradito perché lui ha cercato anche di aiutarle. Poi magari nel 2003 quando lei gli ha detto che aveva altre strade, altri pensieri, no? Lui sicuramente questo l'ha ferito. Sono sempre molte le persone che cercano comunque di tirarlo fuori dalle sabbie mobili. Innanzitutto i genitori, mamma Tonina e papà Paolo. Lei ci ha messo l'anima, ce la sta mettendo tuttora l'anima. Una roba... Purtroppo per me va a sbattere come Don Chisciotto nei molini a vento. Non ce l'abbiamo fatta allora. E la gente non deve attaccare la famiglia perché io auguro, non auguro a nessuno famiglie di fare quello che è passato alla famiglia Pantani e quello che sta passando tuttora. L'attaccano per una cosa, per l'altra, non è facile avere un campione in casa, un ragazzo d'oro e il giorno dopo te lo trovi morto. Io posso dire quello che mi ha detto Marco in una delle ultime volte che ci siamo visti, che ci siamo visti qui a Forlì, che lui era in bicicletta e lui disse: vedi Pino, malgrado tutto questo io ho messo in imbarazzo i miei genitori. Molta gente può pensare che io sia in conflitto con i miei genitori per questa cosa qui, però io ti dico che la mia è una gran famiglia e i miei genitori sono genitori che mi hanno sempre aiutato e per me noi siamo una grande famiglia. È sempre un'impresa titanica, non c'è dubbio, dire ad un drogato di smettere di drogarsi. È quello il gran premio della montagna più difficile della vita. Marco lo sa anche, ma è più forte di lui. Ormai la polvere bianca gli ha strappato la mente e i pensieri. Ci proverà la sua manager, Manuela Ronchi, sino agli ultimi giorni, invitandolo persino a casa sua a Milano. Finirà male. Quando a un certo punto, l'ultimo giorno, l'ha trovato sul letto con un mezzo chilo di coca attorno, avendo il bambino piccolo, e ha detto no, ha chiamato i suoi genitori, sono arrivati i suoi genitori, ha fatto la valigia e suo padre gli ha dato un calcio nel culo, è caduto giù dalle scale lui la valigia. Questo è l'ultimo ricordo che hanno papà e mamma Pantani di loro figlio. Ad aiutare il ragazzo ci prova anche Pino Roncucci. In quest'ultima telefonata il suo Marco, niente da fare, ritorna ancora lì a toccare quella maledetta ferita, rimasta ancora aperta e non cicatrizzabile. Madonna di Campiglio. Anche l'ultima volta che ci siamo parlati, 20 giorni prima, 25 giorni prima che lui morisse, ci eravamo sentiti che gli avevo fatto gli auguri di compleanno, quando eravamo alla fine di tutti i discorsi, quasi sempre lui
il discorso di Madonna di Campiglio veniva fuori. Pino però, sai, Madonna di Campiglio mi ha tolto quello che io ho vinto onestamente. Ci prova poi ancora l'amico ristoratore Franco Corsini. Questa volta la destinazione è Cuba. Sarà quell'esperienza breve nell'isola caraibica, piena zeppa di allegria, spensieratezza. È un Pantani quello che si immerge assieme ai suoi amici nella vita semplice, fatta di genuinità e goliardia. Questo è stato in ottobre, verso la fine di ottobre, che siamo andati a Cuba. Voleva ritornare ancora nel mondo del ciclismo. Voleva prendere l'americano, che lo chiamava l'americano. Dice, quest'anno, dice, lo spacco metà, sarebbe stato nel 2004. Dice, lo spacco metà quest'anno. Sono stati 7 giorni da morire dal ridere. Era un timido. Sì. Cioè, Marco, se lo lasciavi da solo, non era nessuno. Si vergognava, sembrava che si vergognasse della gente. Hai capito? Invece era Pantani, era Pantani. E allora mi ricordo una sera, capita una ragazza, una bella ragazza, e mi dice, Marco, ma dice, chi è quella lì? Dico, cosa vuoi che sappia? Dico, non lo so, Marco, non la conosco. Dai, ma parlaci, ma cosa devo parlare? Non la conosco. E allora chiamo un certo Sebastiano Delgado, che lui era un accompagnatore dei cacciatori, che sarebbe stato un ex colonnello di Fidel Castro nel momento della rivoluzione. E gli dico, Sebastiano, mira, dico, c'è sta una cica, Marco, avrebbe piacere di conoscerla. Oh, Franco, la dice, è intoccabile. Come intoccabile? E allora Marco mi diceva, cosa ha detto? L'ha detto che lei è intoccabile, non si tocca, dico. Dico, va là, dico, con sto Sebastiano, mandami, dico, tuo figlio, che è più giovane. Allora viene suo figlio, Mauri, dico, Mauri, dico, la cica, no, l'ha detto Franco, è intoccabile. Non l'avesse mai detto. E Marco mi diceva sempre, cosa ha detto? Che è intoccabile, non si può. Però, dico, se provo di parlarci io, dico, se mi dai carta bianca, l'ho detto, vai. E allora gli dico, senti Mauri, vai dalla cica, digli che ci sta $400 per lei e 200, dico, sono per te. Allora dice, se la cica fra mezz'ora non va via con Pantani, io ammazzare la cica. E nasce un grande amore. Meraviglioso. E allora gli dico, ascolta Marco, se andiamo a casa con una nera così, la Tonina, dico, ti ammazza. Tua mamma, dico, ti ammazza, nera come il carbone, ma bellissima, bellissima sta ragazza. E Marco si distacca da noi per 2 giorni perché va in casa di questa ragazza, ospite di questa ragazza. Noi eravamo curiosi la mattina per sapere se era successo qualcosa di questa ragazza, con questa ragazza. Arriva Marco e dice, te lo dico io cos'è successo? Siamo stati tutta stanotte a sedere su 2 casse da frutta con un asse in mezzo, con la mamma, la sorella e lei, a guardare dei filmati di Che Guevara che il babbo ci faceva vedere tutta la notte. Ma come, dico, non sei... No. Ma roba da ancora intoccabile. Insomma, dopo 2 giorni era ancora intoccabile questa ragazza. Ci andrà una seconda volta a Cuba, Pantani. Questa volta da solo, ma il soggiorno durerà di meno. Una vacanza piena di tristezza e solitudine. Forse il babbo chiamò Michel e disse che Marco bisogna andarlo a prendere a Cuba, che non stava bene. Noi partimmo per Cuba, io e Michel. Le dico, partimmo una domenica mattina. Andammo a Cuba a prenderlo. Duro raccontarla questa. E allora Michel mi dice, guarda, dice che non sappiamo con chi abbiamo a che fare, dice, a L'Avana. E allora dico, vuoi che avvisi Sebastian che ci procura una scorta? Forse, dice, meglio. E Sebastian ci venne all'aeroporto con 8 uomini. Questo qui ci ha fatto fare tutto il giro della L'Avana. Se andiamo giù, in un quartiere, ti dico la verità, mi sembrava di essere nelle favelle in Brasile. Sì. Dico, io non vengo lì dentro. Si presenta sta signora, come vede Michel, gli dice, Marco, problema Marco, tanti problemi. Nel frattempo esce Marco dalla camera, gli dice, i problemi, dice, ci sono adesso che ci sono i miei amici, non ce ne stanno problemi. Problemi ci sono adesso. Ma il mio pensiero era quello di chiederle se lui sarebbe venuto a casa o no. E allora mi faccio coraggio, gli dico, Marco, dico, dimmi una cosa,
Dico, io sono più anziano, dico, di tuo padre. Abbiamo fatto 20.000 chilometri io e Michel per venirti a prendere. Dico, adesso quando hai finito di mangiare qui, andiamo alla reception, facciamo una telefonata, dico, tua mamma, gli dice che stai bene, che andiamo a casa, vero? Perché andiamo a casa. No, no, dice, ma cosa vuoi telefonare, cosa mi interessa a me? Come cosa mi interessa? Dico, testuali parole. Dico, Marco, io ti ho chiesto, ho fatto 20.000 chilometri per venire a prenderti, ho lasciato un lavoro, dico, non so se vieni a casa, ti chiedo di andare a telefonare a tua mamma e tu non mi vieni con me a fare una telefonata a tua mamma? E allora vado giù un po' di brutto che non le dico cosa le ho detto, vabbè, mi si butta al collo, mi dice, Franco, dice, se c'è l'aereo anche stasera. Sì. La domanda che molti fanno, ma Marco, ma tutti i suoi amici dove sono finiti? Perché non siete andati ad aiutarlo? E io dico, ma era lui che scappava, non era a casa, non si faceva trovare. E siamo stati accusati, gli amici, siamo stati accusati di non aver aiutato Marco. Non è così, è perché una persona se non la trovi, non la trovi. Come fai? Non puoi girare il mondo. Dove la trovi? Lo chiami, non ti risponde. Febbraio 2004. I genitori partono per una vacanza in Grecia. Beh, a dire il vero, non è una vacanza, ma qualcos'altro. Molti, nelle settimane successive, ignorantemente polemizzeranno su questo allontanamento di mamma e papà dal figlio Marco. La famiglia era fuori per le vacanze. Sì, sì. Forse si meritava anche di andare fuori, perché è stato... dal 99 in poi è stato un calvario per la famiglia, non vi credete, tutti accusiamo la famiglia, io invece sono uno che non l'accuso perché conosco bene la famiglia. Io credo che mamma Tonina e babbo siano andati via dalla disperazione, anche perché erano stati consigliati di andare via, per quello che prima gli dico, bisogna stargli vicino. Erano in Grecia perché gli era stato consigliato così, gli era stato consigliato da Muccioli, sì, di andare all'estero, di andare fuori, di lasciarlo un po' da solo, di metterlo di fronte alle sue responsabilità per vedere se lui aveva una svolta, capito? Non erano via per divertimento, erano via perché gli era stato suggerito, ma sua madre con me mi ha sempre detto che lei era andata via talmente malincuore come se avesse un presentimento di qualcosa, però avevano provato anche quella strada lì, di lasciarlo un attimo da solo. Gli esperti medici dunque consigliano ai genitori del pirata di allontanarsi dal figlio, staccare la spina, una spina che rischia di creare un cortocircuito. In quei giorni è una strana trottola Marco Pantani, sembra aver perso definitivamente la bussola. Afferma prima di voler andare in montagna, ma poi in montagna non ci andrà mai. Trascorre poi un breve periodo in un albergo di Milano, albergo Turing, stesso nome di quello di Campiglio. Poi ritorna a Rimini. La sua Romagna la raggiunge in taxi. Viaggia con un bagaglio che definirlo in quel modo sarebbe ridicolo, una semplice busta di plastica con dentro dei medicinali. Passano le ore e tutto diventa strano, poco chiaro. La certezza si trasforma in punto interrogativo. Dove va? Cosa fa? Chi incontra? Chi frequenta? A Rimini prende alloggio a Residence Le Rose, di fronte all'Adriatico, con ingresso su Viale Regina Elena. Prenota per una notte, ma lì ci rimarrà poi per quattro notti. Esce quasi mai dalla stanza e le volte che lo fa è per ordinare alla reception una pizza da asporto. Sono pasti fugaci, non di uno che ha la carta di credito illimitata. La sera del 14 febbraio 2004, giorno di San Valentino, il suo corpo viene trovato disteso all'interno della sua stanza, privo di vita. È quella la fine di uno dei più grandi ciclisti italiani di ogni tempo. A mangiare a Milano Marittima, perché era il 14 di febbraio del 2004, ero con mia moglie Simona, mi ricordo ancora il posto, si chiama La Locanda del Mare, e stavamo aspettando praticamente il mangiare, mi telefona mio fratello e mi fa...
In quel periodo mio fratello gestiva un locale a Milano Marittima, quindi lo vedeva spesso Marco. E mi telefona dicendo: ma è morto Marco? E io faccio: ma non so. L'ho saputo un quarto d'ora prima da un amico che è nella polizia. Andiamo al Racing delle Rose. Era 10:30 quando dietro la notizia ansia che Marco era morto. Io l'avrò saputo alle 10:20, 10:22. Sì, sì. Poco prima che adesso la notizia. Insomma, non credo neanch'io che Marco si sia suicidato. Marco aveva troppa voglia di vivere. Non può essere morto di overdose, Marco. Aveva un fisico eccezionale. Aveva voglia di vivere. Le prime persone che riescono ad entrare nella stanza D5 osservano una scena incredibile. Hanno di fronte una stanza completamente messa a soqquadro. Sembra ci sia stata una lotta tra bisonti in quella camera. L'autopsia rivelerà che la morte è avvenuta tra le 11:30 e le 12:30. Una morte causata da un edema polmonare e cerebrale, conseguente ad un'overdose di cocaina e, secondo una perizia effettuata in seguito, anche da psicofarmaci. La camera mortuaria diventa ancor di più spettrale. Quel corpo immobile, privo di vita. Quelle cicatrici che non hanno senso con le cose scritte sull'autopsia. Sembra tutto irreale. Marco, il giorno dopo, io sono andato per vedere, perché sai che devono vedere chi è, certo, quando c'è un uomo morto, per sapere chi è. Ma è normale. Marco era nudo, quando l'ho visto io, aveva un taglio nel naso e un taglio nel sopracciglia. E qua dietro, no, l'ematoma. Sì, aveva l'ematoma nella faccia, era nero nella faccia, effettivamente era nero, perché dopo, quando sei lì, che tu sai che è un tuo figlioccio, si deve può essere, dire, è terribile. Ecco, i dottori che fanno questi ragazzi, loro dicevano che quando uno è, come si dice, è così fuori di testa, vede delle cose, allucinazioni, e può darsi che lui abbia sbattuto con la testa nell'armadio, ma la camera era un macello, tutto distrutto, sembrava che lui si fosse difeso. 22 o il 23 di gennaio ho visto Marco, sono andato a casa sua per salutarlo e quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Si vedeva che avesse dentro di sé qualcosa che lo turbava. È una morte che lascia sgomento. Tutti gli appassionati delle due ruote leggono i giornali del giorno dopo, praticamente senza fiatare, increduli. Hanno di fronte una news impossibile da leggere. Nel 98 i regali di gioia, di entusiasmo che tutti gli italiani con questa doppietta, giro e tour, hanno avuto da lui restano indimenticabili. Peccato una fine così per un uomo che ha scritto delle pagine in un modo così indubbiamente discutibile, ma restano pagine grandi. Potremmo ricordarlo come l'ultimo uomo solo al comando del ciclismo italiano? Beh, purtroppo lo ricorderemo, io temo, soprattutto per altre cose, ecco, anche per queste pagine, ma soprattutto per altre cose che servano ai giovani in modo particolare perché capiscano che vincere non è tutto. Ma io ho dei ricordi dolcissimi, devo dire, perché Pantani come uomo era un uomo dolcissimo, era un po' introverso, era, si dice, forse l'unico romagnolo non estroverso di questa terra, però era un uomo garbato, un uomo che aveva grande rispetto del lavoro altrui, non era di quei campioni montati che quando gli chiedi di parlargli ti guardano dall'alto al basso, aveva sempre una parola buona, era sorridente, si parlava con lui anche di altro, essendo un giovanotto, si parlava di musica, si parlava di altre cose, ha sempre avuto il suo garbo, aveva sempre questa sua aria sofferente, quasi che si portasse dentro un po' inconsciamente questa tragedia che stava nascendo. È come aver perso un amico, perché quando si frequenta per un po' di anni una persona, si vive le sue gioie e le sue sofferenze, e veramente la cosa fa molto male. Però ripeto, Pantani non era un mostro, non era
era purtroppo un campione che non ha avuto la forza di recitare bene a fondo la sua parte, ma era un classico ragazzo di 30 anni del giorno d'oggi, con problemi, con ansie, con speranze, e però aveva grande rispetto delle persone che gli stavano intorno. Come tutte le merci di valore, la verità è spesso contraffatta. In questo pazzesco finale, quello di una Rimini noir e piena zeppa di misteri e dramma, la verità, forse, non verrà mai a galla. Non verrà forse mai a galla perché è troppo alto il prezzo da pagare, perché è troppo famoso il personaggio deceduto, perché c'è di mezzo un mondo pieno di delinquenza e super organizzato. La morte di questo ciclista sembra quasi quella di una famosa star degli anni 50 e 60, Marilyn Monroe. Lei come Pantani, famosa e ricca. Lei come Pantani viveva la vita senza freni e senza remore. Lei come Pantani diventa ad un certo punto scomoda per qualcuno, e lei come Pantani è finita alla fine in un vicolo cieco. Lei come il ciclista alla fine finita distesa sul letto di casa senza vita e con dei farmaci posati sul comodino. Lei come il pirata, ufficialmente deceduta causa uso di droga. Quanti perché, quante similitudini. La verità è difficile da scoprire, però qualcosa di strano nella vita di questo ragazzo, anche negli ultimi mesi, sì, sicuramente, io penso che ci sia. Certo. A impararlo e saperlo sarà molto difficile. Però non è qualcosa che Marco era nel suo carattere. No, io non credo che lui abbia ingoiato talmente tanto, perché non, anche tutti i mesi che io gli ho parlato, tutte le volte che gli ho parlato negli ultimi mesi, non era fuori, era un Marco che ragionava, anche con questo problema che aveva, però era un Marco che ragionava. La famiglia in tutti questi anni cerca di raggiungere una verità. In primis, beh, c'è lei, mamma Tonina, donna coraggiosa e indistruttibile. Ha parlato con mezzo mondo, questa donna. Ha cercato di aprire scatole chiuse a chiave ermeticamente. E lo ha fatto non solo con bravi avvocati, ma anche con le proprie mani. Quanto è brutto vivere in un mondo che, quando ti vede, fa finta di non vederti. Adesso tengono delle case sequestrate per anni per non contaminare. Lì dove Marco è morto hanno ripulito, portato via tutto, non c'era più niente, non si poteva prendere una traccia, niente. Allora è strana questa cosa qui. E la Tonina fa bene a fare la sua battaglia, no? Anche perché ha perso un figlio. Cioè un figlio, un genitore credo che non dovrebbe mai vedere un figlio che muore. Forza Tonina, vai avanti così, insomma, se hai bisogno noi ci siamo, io gliel'ho sempre detto, ogni tanto ci sentiamo, le do una mano nelle feste che fa, insomma. Però credo che un genitore non si arrenda mai. Va bene. Fa bene, vero? Certo che fa bene. Certo. Certo. Deve combattere tutta la vita per poterlo sapere, ha ragione. Ci arriverà? Ci arriverà, secondo lei? Fatica. È dura, però. È dura, sì, perché gli anni passano, poi ci si dimentica di tante cose. La Tonina la conosco come pochi. Lo come immagino. Pochi. Anche se ultimamente ti dirò che ci siamo un po' divisi in quasi tutte le cose, perché per una mamma penso che vedere morire il figlio, specialmente dopo aver sofferto molto come ha sofferto lei,
credo che io la giustificherò per, in qualunque maniera la giustifico, perciò non ci, non, anche se dovesse dire qualunque cosa contro di me, ha sempre ragione. No, non avrò nessunissimo problema per dirgli che lei ha ragione. L'unica cosa che io dico è che Tonina non ha tutti i torti a dire che l'hanno veramente ammazzato, perché Marco probabilmente non sarebbe mai arrivato dove a morire di droga, hai capito? Perché è un fenomeno, perciò lui sarebbe riuscito a dire di no nel momento che doveva dire di no. Probabilmente lì qualcuno probabilmente voleva veramente, non dico farlo fuori, non era forse la parola giusta, però sicuramente forse era scomodo. Cominciava a diventare scomodo, oppure io ho anche una mia idea che, come altre, mi sento di dire, probabilmente lui voleva anche smettere, ma probabilmente qualcuno non voleva assolutamente farlo smettere. Perché? Perché era una fonte di guadagno, perché sappiamo tutti, perché al giorno d'oggi non è che in questo momento bisogna essere vicino a Marco o in un'altra maniera per capire cos'è in questo momento il business della droga. Lo vediamo tutti i giorni sui giovani, sui meno giovani. E Marco, secondo me, era un po' un pozzo di San Patrizio. Martinelli, cosa ne manca del suo Marco? Guarda, se mi manca una persona, ti dico che mi manca la Tonina. Perché di Marco ho tutto, perciò non mi serve fare niente. Di Marco il film ce l'ho io, i libri certo. Li ho io, e perciò credo di dare abbastanza poco a tutti. Mi manca la Tonina perché la Tonina non ha capito quanto io ho voluto bene a Marco Pantani. E la Tonina vuole da me qualcosa che io non ho. Cioè, la verità, io purtroppo non ce l'ho. Se l'avessi, forse la direi, forse no, però se l'avessi la direi. Proprio. Tristezza è venuta fuori dopo a Madonna di Campiglia, perché per 5 anni è stato massacrato, è stato presentato nel mondo dai giornali e le TV come l'uomo dopato, l'uomo che ha rubato. Ma nessuno sa che Marco a 14-15 anni, quando c'era una salitella, uno strappo, staccava tutti e non si ricordavano di queste cose qui. Quindi era perché lui aveva un fisico eccezionale, aveva dei battiti a 34 battiti al minuto, un recupero che dopo 4 ore 250 km ritornavano a 35-36 battiti. Quindi queste cose qui la gente forse non le conosce, non le sapeva, ma Marco, come gli dico, quando c'erano un po' di salite nelle corse era la sua passione, era quando iniziava la salita lui voleva scattare, voleva farci vedere che la sua salita era per lui la sua strada, e quindi non era una cosa come vogliono far credere a tutti, è quello che hanno voluto far credere, è questo che ha distrutto Marco, perché Marco era una persona onesta e orgogliosa e queste cose lo distruggevano, e poi è caduto in quelle porcherie tramite, ma per causa di questo. Sono in molti ogni anno che transitano per Cesenatico e si fermano al cimitero o al museo dedicato al pirata e gestito dai familiari. Sono luoghi sacri che non possono non lasciare indifferente un essere umano. Thank you.
Giungo, quando entri nel museo del tuo amico, che sensazioni provi? Ah, i brividi sempre, le emozioni sempre, sempre. Poi, sai, dopo ogni cosa ti fa avere un ricordo, sì, ti fa pensare, ad esempio se guardi la copia del passaporto con le cose che ha scritto. Io non sapevo che lui scrivesse così tanto. Quindi proprio era una cosa sua personale quella di scrivere, no? Ci sono i suoi dipinti, ce n'è uno che avrei voluto sempre chiederglielo, che lo teneva di sotto nella cavernetta, era un sole. Sono in molti che con la loro bicicletta si piazzano davanti alla tomba di famiglia e lasciano un ricordo, una semplice sciarpa, un banale cappellino, un braccialetto. La gratitudine non è solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre. Sono in molti che lo vorrebbero ancora vedere scattare sui pedali, magari con la pancetta da cinquantenne e i muscoli un po' meno reattivi. In molti vorrebbero ancora gustarsi il suo bel sorriso, la sua voce pacata, dolce, malinconica. Che io gli dico, ma io penso che lui abbia trovato il suo laghetto da andare a pescare. Io me lo immagino che lui abbia trovato veramente il suo laghetto per pescare, dove che lui era un grande appassionato di pesca. Io penso che lui l'abbia trovato. Sinceramente non me lo riesco a immaginare lì dentro in quella tomba. Non riesco, sarà una stupidata, sarà una cosa particolare, ma per me Marco vive nel museo, è lì e vive con la gente che viene lascia dei pensieri, non riesco a immaginarmelo diversamente, non ci riesco. Un ragazzo moderno, non era... l'archetipo del corridore, e forse ha fatto presa sui giovani proprio perché gli piaceva la discoteca, perché si metteva la bandana, perché tutto sommato non era proprio così ligio, ha un certo modo di comportarsi da corridore. Nel senso che Alfredo Martini, tutte le volte che vedeva un corridore, mi raccomando, state lì con le gambe belle alte, perché non bisogna affaticarsi. Il Bind, che ricordava, ragazzi, state sempre seduti perché i piedi fa male, lasciamo stare il sesso e tutte le altre cose. Pantani invece era un ragazzo della sua generazione, secondo me estremamente timido. Credo, non so se fosse generoso o no, sicuramente quando è diventato Pantani i soldi sì erano importanti, ma forse non erano tutto. È sempre molto speciale osservare i milioni di persone che si appassionano ad un'impresa di un campione. Vederli lì, lungo le strade, a sfidare il freddo, la neve, il vento. Vedere che fanno tutto questo per un motivo soltanto, il gustarsi il momento perfetto. È un qualcosa di misterioso che scatta dentro ognuno di noi, niente da fare. Scatta quando sta per arrivare quel momento perfetto, quell'emozione da non perdere. Ecco cos'era Marco Pantani. Era per tutti noi amanti di questo sport, amanti dell'impresa, il momento perfetto. È stato uno dei più grandi ciclisti della storia e probabilmente il più grande scalatore di tutti i tempi. Attaccava anche quando magari mancavano due salite ancora all'arrivo e poteva saltare il banco. Questo è successo al Giro, è successo al Tour, perciò diciamo che sì, è vero, forse dell'epoca moderna è il più grande scalatore. Perché quello che ha dato Marco
ha fatto guadagnare a tutti un sacco di soldi, ha portato comunque il movimento ad alti livelli. Era il personaggio che ha fatto crescere il mondo del ciclismo. Grazie alle sue imprese, grazie alle sue disavventure, grazie comunque a quello che era Marco. Lui si esaltava quando la strada incominciava a salire. Bastava un cavalcavia perché nel suo sangue scorresse qualche cosa. E quindi è chiaro che è veramente un corridore atipico. Io giudico i corridori in base alle emozioni che ti regalano. Ecco, credo che l'emozione che mi abbia regalato Pantani, e sono in pochi che me le hanno date, per certi versi potrei citare decine, forse centinaia di episodi emozionanti, però insomma quando scattava lui, quando a un certo punto si guardava indietro e buttava via la bandana e continuava a pedalare così, praticamente fregandosi di tutto e di tutti, insomma, era bello. Cioè, quando c'era una tappa Cesenatico così fermava, cioè, la gente chiudeva il negozio, devo andare a vedere Pantani. Ma io credo che come qui a Cesenatico, in tutta Italia, perché tutta l'Italia amava questo personaggio, mio magrolino, le mamme, le nonne si affezionavano, era come un figlio loro, perché essendo così gracile veniva quasi voglia di proteggerlo, no? con l'amore, con l'attenzione. Se posta la domanda, cosa ha lasciato suo figlio alla gente? Ma credo che abbia lasciato perché il carattere di Marco, l'onestà di Marco, lui correva per la gente e quindi lasciava a tutti, solo anche chi non ha potuto modo di conoscerlo, ma anche solo vederlo e ascoltarlo nelle sue parole, gli sono rimasti dentro nel cuore. E credo che Marco sarà sempre ricordato per questo, perché era una persona onesta, era una persona generosa, era una persona che per il suo pubblico si sacrificava nelle salite anche per questo. Ultima domanda, la sua disponibilità, signor Paolo. Quando guarda una gara di ciclismo, signor Paolo, oggi, in questi anni, dopo la perdita del figlio, come guarda questo sport adesso, con altri occhi? Allora, io ti voglio dire una cosa e non mi vergogno di dirla. Io non lo seguo più il ciclismo, perché il ciclismo, anche il ciclismo, è stato una parte che ha dato torto e che ha colpito Marco. Nessuno ha detto la verità e hanno detto le cose che doveva dire. Io seguo solo i ragazzini adesso, solo i bambini. Ho una cinquantina di ragazzini dai 5 ai 12 anni che seguo quasi sempre, perché era una passione di Marco di insegnare ai ragazzini e noi continuiamo la sua volontà, la sua passione. È stato uno stimolo, perché tutto sommato ho vissuto da giornalista tutta quanta la sua carriera e ho finito quando ha finito lui. Dall'altra parte il cruccio più grosso che mi resta è che quando è morto io sul Corriere della Sera non ho scritto una riga,
L'unica cosa che mi hanno chiesto è se gli rimediamo il numero di telefono della fidanzata. Ripeto, da un lato innamorato, mi ha fatto vivere la sera in cui eravamo al tour, che De Zan ha fatto il collegamento con tutti quanti loro, i capelli gialli, i baffi gialli e compagnia. Credo di essere stato lì in un angolo che piangevo con un vitello, no? Uno che ti regala delle emozioni così è difficile. Parto e vado in cima al piedistallo. Io penso che sia così, vado in cima. Ho raggiunto quel qualcosa in quel momento che gli altri non hanno, cioè l'orgoglio. Penso che sia l'orgoglio che tutti noi abbiamo di arrivare a una determinata meta, che sia nel sport, che sia nella vita. Penso che ci voglia un obiettivo, tutti noi abbiamo un obiettivo, poi magari c'è chi lo raggiunge, chi non ce la fa, ma questa è la vita di tutti i giorni. Dal profondo del cuore, si scoprirà prima o poi la verità? Troppo tardi perché secondo me ci sono state troppe cose dette una sopra l'altra. Per scoprire la verità bisognerebbe incontrare Marco, e un giorno lo incontrerò, probabilmente lo sa lui. Questo scricciolo di ragazzo pesante neanche 60 kg, alto appena 172 centimetri, ci ha regalato nella carriera agonistica tutte le emozioni che può offrire la vita. Pazzia, coraggio, sorpresa. E poi dolcezza, vittoria, sconfitta. C'era la caduta e c'era subito dopo la risalita. C'era tutto nella sua storia. Purtroppo, una storia troppo breve. Ma è anche vero un'altra cosa. Ci sono storie brevi che rimangono per sempre nel cuore della gente. E la storia di Marco Pantani è una di queste.